Oggi è il 6 agosto e si celebra un triste anniversario, la prima esplosione dell'atomica. Ebbene, per conoscere il potenziale lineare di una data, visto che tutto è costruito in base alla divisione di 10 per 9, che dà un risultato unico matematico, per conoscere il potenziale lineare di una data, bisogna immaginare quella data come un volume che sia stato diviso per l'unità dello spazio e che quindi sia avanzato tutto nella linea unitaria del flusso del tempo, fissandosi come una data. Pertanto la data moltiplicata per uno al quadrato diventa un volume, tutto collocato in una sezione immobile nel tempo, quindi non avanzante con il suo flusso. Estraendo la sua radice quadrata, se ne può conoscere il potenziale in linea. Pertanto, partendo dalla data del 1945,08, ossia il mese di agosto, 06, ossia il giorno 6, con 1945,0806 si indica correttamente l'anno 1945, il mese 08 e il giorno 6. Dalla sua radice quadrata si conosce il potenziale lineare. Ebbene, 1945,0806 elevato a un mezzo determina la radice quadrata e dà per risultato 44,10318129114 eccetera. Che è però significativo a livello del giorno fino alla ottava cifra decimale, quello della realtà nel suo complesso unitario che è il giorno. Dunque, è da considerare 44,103 18 1 2 9 1 1. Ma ci dobbiamo fermare al 9, ossia 44 più 10,31 per la parte reale e 81,29 per le quattro dimensioni della realtà immaginaria. Con la parte residua della divisione da eliminare, previo la somma di più 1 all'ultima cifra decimale, come il resto di una divisione non ancora eseguita. Quindi la parte veramente di rilievo è il 44,10,31,81,30. Ebbene, questo è un potenziale veramente divino, estremamente potente, la cui onnipotenza poi in natura si mostrerà proprio nell'esplosione atomica. Infatti, 44 indica tutta l'unità e trinità del ciclo 10 più 1, infatti è 11 più 33. 10 centesimi indica tutto il flusso messo in relazione alla sezione assoluta 10 per 10. 31 diviso 100 al quadrato indica tutta la trinità ciclica 30 del ciclo 1 di Dio, riferita
all'unità e trinità del 10 elevato a meno 4. Poi ci sono 81 quantità che sono 3 elevato a 1 più 3, quindi sono 3 milionesimi che esprimono tutta la realtà una e trina nella potenza 4 della realtà basata sul 3, e ciò a livello del complesso 10 alla 3 per 10 alla 3, ossia 10 alla 6, che è unitario nella quantità inversa 10 alla meno 6. Infine abbiamo 3 volte 10 alla meno 7 e indica l'unità della creazione trinitaria alla potenza che unifica 10 alla 7, che è data da 10 elevato alla meno 7. Pertanto, il potenziale di quel 6 agosto 1945 era veramente divino e si manifestò nella forza della struttura atomica della costruzione divina del mondo materiale, che si rese evidente. Tutto il nostro mondo è inserito in una costruzione matematica e ogni giorno ha il suo potenziale. Quando il potenziale di un giorno ha il connotato di avere una simile divina potenza, allora essa si manifesta realmente nella natura attraverso la manifestazione che c'è stata, ossia l'esplosione atomica che oggi stiamo celebrando. Poiché poi, come succede sempre, questi potenziali eccezionali che esistono nel mondo me li ritrovo io nei miei giorni di vita. In quel giorno io avevo esattamente 2726 giorni, ossia 27 centinaia e 26 giorni, dove nelle centinaia che esprimono il valore assoluto, per la mia vita c'era un 3 al cubo uguale a 27, mentre invece per le unità c'erano le 26 unità che sono quelle del 27 assoluto, messo in riferimento a una delle unità del 27. E allora a questo punto viene fuori un Dio relativo. Infatti Dio, nella Kabbalah italiana che è perfetta, vale proprio 26, come il valore 4 della D, il valore 9 della I e il valore 13 della O. Faccio notare che anche nella Kabbalah ebraica il nome di Yahweh vale 26.